Sindacati di base sul piede di guerra per le politiche del governo Draghi. Il ritrovo è avvenuto stamattina in Largo Barriera. Sotto la lente di ingrandimento la gestione del PNRR, ma non solo. Ma è evidente che oggi questo governo ha fatto una scelta di intervenire con i fondi del PNRR soltanto a sostegno delle imprese e di un quadro di privatizzazioni che sta depauperando ulteriormente il Paese per quanto riguarda le sue politiche sociali. Ci sono degli interventi forti da fare, la pandemia sta continuando a dimostrarlo. Per noi è necessario intervenire su sanità, sulla scuola e soprattutto sul lavoro e le politiche sociali di questo Paese. Bisogna rimettere al centro il lavoro ed i lavoratori, i cittadini e ovviamente intervenire anche su quel quadro che oggi sta determinando un innalzamento dei costi per i singoli cittadini. Uno su tutti è il rincaro delle bollette che è grida vendetta. Anche la gestione della scuola e le condizioni dei plessi scolastici sono sotto accusa da parte dei sindacati. I tagli sono evidenti, mascherati da finti aumenti, ad esempio, di salario nella scuola, perché si parla di premiare la dedizione al lavoro degli insegnanti invece di pensare all'aumento stipendiale. Si è pensato a questa finanziaria, Draghi, insomma i vertici, i padroni, pagano di più i padroni, cioè i dirigenti scolastici. Allora è stato riconosciuto l'aumento, così anche i dirigenti amministrativi. E poi c'è il discorso delle classi pollaio, che noi lo stiamo ripetendo ormai da quasi 3 anni, non è stato fatto nulla. La finanziaria prevede una piccola riduzione degli studenti per classe, però solo in alcune parti, solo in alcune scuole italiane, quelle che sono a più forte rischio di dispersione scolastica o vivono in una situazione di depressione socio-economica.